Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 116 di Dragon Ball Super. L'episodio quello dove Trunks uccide Zamasu o quando Goku per la prima volta si trasforma in Ultra Istinto. Diciamo quelli sono secondo me allo stesso livello e insieme a loro due, si aggiunge un altro episodio che è proprio questo, quando Goku Ultra Istinto combatte contro Kefla. Ragazzi, è bellissimo, è un combattimento che è veramente fatto bene, tecnicamente fantastico, di canzoni non ne parliamo, i disegni alla fine abbastanza buoni, ma l'ho portato al primo posto insieme agli altri due proprio per il combattimento, che secondo me è uno, se non il migliore che abbiamo mai visto su Dragon Ball, togliendo quello di Freezer, che vabbè, Dragon Ball Z, però in generale tra tutti i Dragon Ball devo dire che questo combattimento è stato veramente bello. Di come mi avete sentito parlare, non c'è molta trama in questo episodio, ma infatti è tutto combattimento. Bellissimo, fantastico, andatelo a vedere dall'episodio del canale Telegram di Dragon Ball Italia. Ogni domenica verso le 8 carica questo episodio in due varianti. Inizialmente alle 8 carica una variante normale, però verso tipo il pomeriggio carica una versione con la traduzione un po' migliore. Però per portarvi questa io ovviamente guardo quella delle 8. Quindi per godervi appieno questo combattimento vi consiglio di vederlo direttamente voi. Inizialmente praticamente c'è Goku che si vuole trasformare, o già diciamo che è trasformato, però poi scopriremo che è una forma diciamo controllata perché lui avrà questa specie di aura intorno che è molto sottile. E questo vuol dire che lo riesce a controllare, mentre quando l'abbiamo visto per esempio con Jiren non era controllato dato che aveva un'aura molto più potente. L'episodio inizia con Goku che sprigiona un po' più della potenza che aveva sprigionato nello scorso episodio, dove si era solamente trasformato, diciamo. E infatti lo vediamo che si sta concentrando e addirittura, come potete vedere, è molto tipo arrabbiato, proprio ha questa specie di ira in corpo. Però allo stesso tempo è molto calmo. Inoltre l'universo 1 di Yuen dice che sta di nuovo cercando di raggiungere il livello degli dèi. E questo ci fa capire che lui con l'ultra istinto non arriva al livello degli dèi, ma cerca di imitarlo. Quando riuscirà a controllare del tutto l'ultra istinto, sarà veramente come un dio. Caulifla vede tutta questa potenza sprigionata da Goku e non si mantiene al suo stesso livello, ma cerca di superarlo, riuscendosi ovviamente a trasformare questa volta in Super Saiyan 2. Diciamo che ha abusato un po' di queste trasformazioni, però va bene, dai. Kefla Super Saiyan 2, che è ancora più figa di Kefla normale o Kefla Super Saiyan, è veramente una cosa fantastica. Il design di questo personaggio migliora ad ogni trasformazione. Non so come, ma mi piace tantissimo questo personaggio. E come potete vedere, qua c'è il ring e ci sono queste due aure, quella di Goku e quella di Kefla Super Saiyan 2, che creano queste colonne di energia fortissima che quasi distruggono tutta l'arena. Dopodiché vediamo Goku che si calma e Kefla che carica un colpo e si scaglia verso di Goku. Però ovviamente Goku Ultra Istinto ha una percezione del nemico assurda e quindi ovviamente riesce a schivarla. Vediamo Kefla che quasi inciampa perché non se lo aspetta, dato che è diventata molto più forte di prima, ma comunque non è riuscita a colpirlo. Poi ritenta magari anche con dei pugni, dei calci, ma tutti che non vanno a segno. E addirittura Vegeta dice che è come se stesse vedendo dagli occhi di Kefla. E quindi riuscirebbe a schivare qualsiasi colpo di questo nemico. Inoltre, Vegeta pensa che quello che stia succedendo nel corpo di Goku è proprio un insegnamento che gli aveva dato Whis. E infatti gli aveva detto che dovevano essere molto più istintivi perché ci stavano troppo tempo a pensare come difendersi e poi effettivamente difendersi. E Goku ha raggiunto, detto da Whis, una parte di questa cosa. Infatti l'altra parte, cioè quella di attaccare in modo istintivo, ancora non gli viene molto bene. E infatti, come vediamo, i colpi di Goku non sono molto potenti, ma riesce a schivare qualunque attacco. Dopodiché Kefla lo attacca ancora ripetutamente e Goku si lascia cadere dalla montagna. E Kefla andandogli davanti, c'è questa scena dove loro si incontrano con gli sguardi.
e Goku gli tira un pugno a velocità così forte che non riesce nemmeno a vederla e scaglia Kefla dall'altra parte del ring. Kefla si arrabbia ancora di più e aumenta ancora il suo potere. Quindi Goku è non costretto, ma diciamo vuole provare a aumentare anche lui un po' il suo potere. E infatti sprigiona, diciamo, la metà dell'aura che ha sprigionato con Jiren. Dato come possiamo vedere qua, non è come quella di Jiren che è veramente fortissima, ma è a metà, come ho già detto. E grazie a questo aumento di potere, che a noi sembra molto lieve, ma in verità è molto molto sostanziale, Jiren si sveglia per assistere a questo incontro. Degna di nota è questa scena, dove praticamente Goku, avendo aumentato questo potere, si scaglia verso Kefla, che nemmeno lo vede, e gli inizia a dare una scarica di pugni che praticamente mandano KO Kefla. Dopodiché, come sempre, Kefla si rialza, arrabbiata più che mai, però non ha nemmeno il tempo che Goku si scaglia ancora verso di lei. E Goku, dopo averla scagliata ancora una volta da un'altra parte del ring, usa un attacco molto simile a quello di Jiren, cioè colpisce un punto vuoto, diciamo, e con una colonna d'aria di pressione creata proprio da questo pugno colpisce Caulifla, anche se è molto più lontana. Dopo questo attacco abbastanza strano ma molto forte, Goku si rende conto che ormai è troppo affaticato, quindi potrà dare un ultimo attacco per finire del tutto Kefla, se no la sua resistenza finirà. Kefla qui non ci vede veramente più e infatti, come vediamo in questa scena, è arrabbiatissima e inizia a lanciare raggi, sfere e addirittura con tutta la sua energia inizia a tagliuzzare tutta l'arena con della specie di raggi laser e lancia sfere contro di Goku che, come ultimo asso nella manica, prova una Kamehameha. Dato che per la difesa non si deve concentrare, dato che è istintiva, può caricare la Kamehameha anche se per esempio Kefla lo sta per attaccare. Infatti usa questa soluzione. Però Kefla, vedendo l'avversario che si avvicina, decide di farla finita. Crea due specie di cerchi che tramuta in due onde energetiche da una potenza smisurata. Ma Goku riesce a schivarlo e con una mossa abbastanza interessante e molto bella, diciamo, strofina la Kamehameha su queste onde per poi trovarsi di fronte alla faccia di Kefla e lancia la Kamehameha, probabilmente la più potente che abbia mai lanciato in tutto Dragon Ball Super, e Kefla viene una volta per tutte sconfitta. Mi dispiace perché è un personaggio veramente che mi è piaciuto tantissimo e vabbè, se ne va, però in grande stile, lo ammetto, non come Hit. Inoltre, prima di scomparire per ritornare alla panchina del proprio universo, i Potara di Kefla si distruggono. E infatti nella panchina vediamo arrivare Caulifla e Kale. Ovviamente Ciampa, disperato, non sa più che dire e incita i due namecciani dell'universo 6 a dare il loro meglio e loro dicono che saremmo i più forti. Però a questo punto mi sa che l'universo 6 è messo veramente male, ma molto molto male. Goku riconosce che questo potere è il massimo che può dare fino ad ora e Freezer lo guarda e decide di non ucciderlo, anche se vorrebbe secondo me tantissimo, perché dice che ancora lo deve utilizzare in qualche modo. Vedremo come si evolve questa situazione. Nelle anticipazioni del prossimo episodio si vedono Goku numero 17 e numero 18 che combattono contro l'universo 2. E una cosa abbastanza interessante è che vedremo una nuova trasformazione di Ribrian. E speriamo che questa volta sia decente, ecco, non più bella, perché quella di prima non era nemmeno decente, faceva proprio schifo. E comunque in generale speriamo che vengano sconfitti perché basta, non li sopporto più, non siete forti, quindi andate fuori da questo torneo e lasciate lo spazio alla gente veramente forte. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi ricordo di iscrivervi al canale, passare dalla nostra pagina Facebook e dal nostro blog e guardare anche tutti i nostri altri video che possono interessarvi. Io vi aspetto la prossima settimana con una prossima recensione. Ciao!